Bene, anche oggi dai laboratori di Sound Machine con Valentino, ciao a tutti, per presentarvi un intervento su Audi A3. Allora, su questa vettura abbiamo integrato un processore audio del catalogo Audison, un nuovo processore audio amplificato 8 canali, che quindi qui possiamo vedere le scatole, con il DRC che è l'unità di controllo che abbiamo posizionato nel posacenere e un'interfaccia ottica per iPad della Cambridge Audio, la i100. Questa interfaccia ottica ci permetterà, come vedete abbiamo creato una specifica profilatura estetica, un case per l'inserimento veloce del vostro iPad. Basta inserire, abbassare e spingere verso il connettore della dock. A questo punto l'iPad è collegato e siamo collegati anche al processore audio. Adesso chiudiamo l'applicazione, perfetto. Allora, da qua possiamo accedere alla nostra libreria musicale, scegliere, opla, anche così a più a fuoco, il nostro brano e mandarlo in play. Avremo ovviamente la regolazione del volume dal nostro DRC, che fungerà da preamplificatore e ci permetterà tra l'altro di accedere ad alcune regolazioni, tipo la regolazione del livello di intensità del subwoofer e il richiamo di due memorie e eventualmente la selezione di ingressi ulteriori qualora fossero disponibili, tra cui che ne so io, un lettore esterno, un autoradio, un Bluetooth per esempio, ecco. Ora, tutte le vostre applicazioni che avete sul vostro iPad verranno la sezione audio verrà riportata sul vostro sistema Hi-Fi. In questo caso abbiamo ripreso il sistema Hi-Fi originale di questa Audi, sostituendo solo i tweeter e gestendo in multiamplificazione uno stadio di amplificazione per ogni altoparlante esistente, per cui woofer, tweeter, le due casse posteriori e l'originale subwoofer Audi. Il tutto potrà essere gestito, adesso ci colleghiamo, vi sto facendo vedere il software di interfaccia della P8.9 bit del catalogo Audison, ci colleghiamo al nostro processore audio. Questa ovviamente è un'attività che si svolge una volta sola, nel senso si può anche ritoccare, ma di base tutte le regolazioni si vanno ad effettuare una volta, poi l'utente non avrà modo di gestire queste attività, che saranno più che altro gestite nell'eventualità dal professionista che si occupa di questo aspetto ovviamente. Allora, da lì, come possiamo vedere, da questo software abbiamo la possibilità di gestire tutte le attività di setup della nostra vettura, per cui potremo gestire i crossover elettronici, i livelli, la correzione temporale, l'equalizzazione. Ecco, questo giusto per farvi vedere di che cosa stiamo parlando quando parliamo di un processore audio. Quindi adesso chiudiamo l'applicazione, torniamo a gestire il nostro prodotto. Allora, una delle modifiche, oltre a quella che avete visto molto carina della plancia, come la chiamiamo noi, flick flack per inserimento dell'iPad, è stata quella di spostare i tasti 4 frecce ESP, che normalmente sono posizionati sotto l'autoradio originale appena sopra il clima, nella console a fianco alla leva del freno a mano. Quindi avremo il nostro accendisigari e a fianco abbiamo inserito il tasto delle 4 frecce e il tasto dell'inserimento del ESP. Bene, è inutile dire che se sul vostro iPad scaricate un'applicazione, quale può essere una piattaforma di navigazione, una radio web per esempio, tutte le attività che potete svolgere dal vostro iPad verranno trasferite sulla vostra vettura, semplicemente portando il vostro apparecchio sulla vostra macchina. Questo, quando dovete portarvelo via, è un'operazione velocissima. Come vedete l'iPad continua a funzionare, e quando invece salite in macchina basta fare quest'altra semplicissima operazione per connettervi alla vostra vettura. Ritorniamo alla schermata della musica.
lanciamo un brano e voilà. Bene, spero che questo nostro ultimo intervento vi sia piaciuto. Ovviamente questo tipo di allestimento è possibile con le apposite customizzazioni effettuarlo su qualsiasi vettura. Vi aspettiamo per le vostre richieste. Alla prossima, ciao da Valentino.